Dopo un bagno rilassante... Oh! Ah! Che cosa significa tutto questo? Potete spiegarmi che cosa significa tutto questo? Sì, noi, ecco... Ma come ti permetti di entrare senza che qualcuno ti abbia dato il permesso? Ho fatto una domanda ed esigo una risposta. Che significa tutto questo? Avanti, rispondi. Questo sta a significare che riposavo. Ho lavorato tutto il giorno e volevo dormire un po'. Ma non venirmi a raccontare frottole, non è proprio il caso. Comunque, spero che abbiate riposato molto bene. No, altro che riposo. No, cioè, per favore... A che cosa stai pensando? Qualunque cosa sia, non essere indelicato. Come puoi startene lì con un'idea talmente malsana in testa? Accidenti, eh? È una follia. Ti giuro che è l'ultima cosa possibile. Per favore, dai, aiutami, Flor, a spiegare, Lorenzo. Non spiegare niente. Non c'è niente da spiegare, Flor. Non giustificarti, eh? Esatto, non mi giustifico. Quello che voglio è che sia ben chiaro che non è successo niente di niente tra di noi. Ora mi ricordo, lui è sdraiato per un piccolo dolore all'appendicite. È terribile. Terribile. Che strano, vero? Un momento fa mi hai detto una cosa completamente diversa. E tu invece cosa stavi facendo? L'infermiera? Sei venuta ad assisterlo? Antipatico, vuoi sapere perché siamo qua? Vuoi sapere tutte le traversie che abbiamo attraversato per venire fino a qui? Sì, sì. Beh, non te lo dico, sai perché? Perché non sono affari tuoi. Ah, cosa mi importa? Cosa mi importa? A me non importa. Quello che mi importa è che il mio assistente ha un piccolo problema d'appendice, poverino. E deve restare sdraiato in una stanza insieme alla signorina, che invece dovrebbe prendersi cura dei bambini. Cosa? Ma non si sta prendendo cura di loro. È qui, in questa stanza, con il signorino. Non mi sembri una tutrice responsabile. Sono una tutrice più che responsabile. L'unica cosa che per me conta sono i bambini. E la mia auto? Dov'è la mia auto? Vuoi sapere dov'è la tua auto? Sì, voglio saperlo. E va bene, te lo dirò. Ma non ora. Come fai a chiamare auto quell'astronave, quella cosa telecomandata? Sì, è vero, è divertente, ma insomma. E ora uscite dalla mia stanza in questo stesso momento, perché devo vestirmi. E quando uscirò dal bagno non voglio vedere nessuno dei due. Obbediremo, certo. Massimo, puoi uscire, per favore? Devo vestirmi. Risparmiate le lacrime per le prossime malefatte che farete in una scuola diversa. Direttrice, da non ci mandi via, a noi piace la sua scuola. Direttrice, io sono nuovo, può darmi un'altra opportunità? Taci, neanche con te ho più speranze. Chiamo subito tuo padre. No, aspetti, mio padre è partito per l'Ungheria. Ritorna non entro 5, 6, 7, 8, 9. Questo non mi interessa. Vuol dire che chiamerò i Fritzenwald. No, abbiamo milioni di problemi. Abbiamo invasioni di topi, scarafaggi, pipistrelli, certi mostri. I gemelli sono... Silenzio! Pronto? Famiglia Fritzenwalden? Nein, Beethoven! Greta von Beethoven! Parente diretta di famoso musicista tedesco Ludwig van, lo conosce? Mi ascolta, ya! Con B di Barbari! Beethoven! Mi farebbe parlare con un responsabile, per favore? Io essere molto responsabile. Cucina, lava, stira, fare tutta casa. Ma non esserci più nessuno qua, dica me. Va bene, richiamerò. Ovviamente in quella casa non c'è nessuno con un briciolo di cervello che si occupi di voi. Voi siete a briglia sciolta. Per favore, non ci sappiate, direttrice. Ritorno subito. Aspettatemi qui voi. Per favore. Ma che questa leggera non si vuole fermare. Ragazzi, nessuno deve sapere che c'è espulso. Giusto. Questa storia la dobbiamo sistemare noi. Ben detto, socio. Sì, tutto molto bello. Ma come facciamo per far sì che la direttrice non vada a raccontare tutto ai nostri, eh?
Sporcazzone, che hai fatto, Marina? Rispondi, che cosa che hai dici, fatto? Che dici? Ma se per me le fidanzate dei miei fratelli sono sacre, ti ricordi che quando seppi che ti piaceva Marina mi levai di mezzo? Questo era il tuo piano, prima rinunciare a lei e poi tradirmi. Smetti di picchiarmi! Sì, perché il tradimento mi fa incavolare, lo sai, sono geloso, ma l'hai fatto lo stesso. Ma neanche l'ho vista, Marina, neanche bugiardo. L'ho vista! Sei un bugiardo, ho i testimoni e quello che hai fatto non è davvero fratello. Sei stato tu. Certo, sei stato tu, come ho fatto a non pensarti. Lorenzo, per favore, degli adulti che fanno certe cose, non va, va bene, Massimo, ma che cosa ne sapevo? Per favore, a me non sarebbe mai successo di fare una cosa simile nell'orario di lavoro. Io direi che non l'avresti fatto neanche fuori dall'orario di lavoro. Lorenzo, Evaristo ha ragione, la casa sta crollando e così l'azienda. Io capisco, io capisco che ognuno ha le proprie esigenze, ma non mi avete avvisato. Beh, Massimo, mi avete avvisato. Calmo, non ti ho avvisato perché, non so, è successo, ne avevamo bisogno. Ci stiamo riconciliando. E ci siete riusciti? Beh, poi ti racconto perché... neanche lo immagini. E perché lo sappia, non sono qui per turismo, ma non devo darti spiegazioni di quello che faccio o che non faccio. Quello che mi piacerebbe sapere è che ci fai che tu. Che cosa qui? Ci faccio? Sto cercando la mia auto che mi hanno preso o è sparita misteriosamente. Che ci fate qui? Che ci fate voi qui? Delfino, noi siamo venute perché ti ho visto così avvilito, così triste, così preoccupato che mi sono detta voglio stare con lui, voglio stare con te. Che c'è? Che cosa c'è? Che alla signorina non è bastato andare via per fare baldoria, ma mi ha anche rubato l'auto. Quindi restituiscimela e finiamola con questa storia. Scusa, puoi smettere di aggredire? Non ti intromettere. Per favore, quali bassezze. Che ci fate voi qui? E a voi cosa importa? Non sono problemi vostri. Non interrompere, non farlo. No che non interrompo, anzi tolgo il disturbo. Ma ascolta tu, ti sei istupidito. Perché hai portato Flor qui in un hotel? Vito a mia porta. Sono stufo, non capisci niente, te l'ho detto. Fa parte del mio piano. Ma fa parte del mio piano, te lo dico per l'ultima volta, hai capito? Mentre voi due discutete, quei due sono andati via insieme. Beh, allora io sto chiarendo le cose con lei. Non alzate la voce con mammina, stupidi. Andiamo, andiamo. Ma è ovvio che sono stato io con quell'incredibile bellezza portata di mano. È la fidanzata di mio fratello. Beh, infatti, di tuo fratello, non del mio. Beh, ma è praticamente la stessa cosa. Non ce l'hai una morale? No, ma a me sembra che tu ne abbia troppa. Ti sei guardato allo specchio? Sono uguale a te. Ah no, sbagliato. Tu hai una faccia così triste da non credersi. Io ti dico una cosa, perché non mi imiti? Sai come ci divertiremmo con questa nostra somiglianza? Ma non con mia cognata. Non con mia cognata. Ora andrò a parlare con Martin e chiarirò tutto. Te lo chiedo per favore, non muoverti di qui, va bene? Proverò a riposare un po'. E se ti viene voglia di andare in bagno, vai in questo, ma non ti muovere. Ma guarda, a entrambi piace il cioccolato al latte. Hello? Hello, Nico. Come stai? Bella, dolce, come questo cioccolato. Nico, quando dici queste cose... te ne direi di molto più belle, bellissimi. Nico, my darling... di Massimo. Ferma, aspetti, sono arrivato. Grazie. È la sua auto. L'auto di Massimo. Aspetta, dove vai, Flor? A prendere i miei vestiti in camera. Devo dire che non mi aspettavo questo da te. Lorenzo a letto e tu coperta solo da un asciugamano. Senti, Massimo, ti sei riconciliata con quel pagliaccio dopo quello che c'è stato tra noi.
La verità è che vali molto meno di quello che credevo. Tu vieni a dire a me che valgo molto meno. Sono venuta a cercarti perché avevo bisogno di te, ma eri incollato a quella Priscilla, quindi beh, non farmi lavorare. Io avevo le mie ragioni, era per una causa nobile, quello che ho fatto. Per una causa nobile? Sì, per una nobile causa. Nobili, voi nobili, dimenticate troppo spesso quello che è morale quando vi conviene. Per favore, Florence. No! Le mie chiavi. Dov'è la mia auto? Che ne so io, non lo so, forse un meccanico l'ha portata via con il carro attrezzi. Che cosa succede? Che cosa succede? Che state facendo? Ti ho chiesto dov'è la mia auto. Non lo so, quanta ansia per quattro lamiere contorte. Com'è legata la gente ai Flora, beni materiali? Te lo chiedo per l'ultima volta, dimmi dov'è. È in panne. Non le creda, signore, non le creda. Ovvio che non le credo, la mia auto non perde un punto. Non è infallibile come pensi, si è piantata sul ciglio della strada e non voleva ripartire. Molto bene, andiamo tutti lì, andremo in taxi. No, Malala lo sta mandando via il taxi. Io sono qui con la mia auto, vi porto io, andiamo. E va bene, andiamo. Ok, ok, fermo. Nico, sono felice che tu sia tornato a essere come sempre, ma devo andare ora. Ma abbiamo appena cominciato. Nico, rimarrai ore, ma ho lo shopping con mamma e quello è sacro. Fa come vuoi. Ma questo non finisce qui, vero? Di certo proseguiremo quando torno. Proseguiremo. Amore, splendida fanciulla, ti amo tanto. Va bene. Vuoi che ti chiami domani? D'accordo. O meglio, ci vediamo più tardi, sì? Oh sì, torno più tardi, certo. Sì, ok? Ma sappi che mentre non ci sarai, i miei pensieri saranno solo per te. I'll be back. Sei bella, amore mio. Martin, possiamo parlare? Martin, dove sei? Io vedere Martin uscire con viso molto scolorito dalla cucina. Quindi è andato in giardino? Io cerco... Martin! 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 Ma dov'è? Dov'è? Non si trovare! Sono disperato! Ciao, Nicolas. Che fortuna che tu sia tornata. Non sai i salti mortali che abbiamo dovuto fare con Flora finché nessuno sapesse. E ma Franco dov'è? Dopo ti racconto. Grazie lo stesso per la pazienza, Nicolas. Figlia mia, finalmente sei arrivata. Perché ci hai fatto questo? Promettimi no, di non lo promettere fare niente. D'ora in poi decideremo noi che cosa fare con te. Finiscila, papà, per favore. Finirla? Non ho ancora cominciato, Olivia. Zio, perché non la lasci in pace? Non vedi che sta andate male? Andate in auto, per favore. No, per favore, non portarmi via, mamma. No, per favore, papà. Ascolta una cosa, tu devi stare buono. Non ti intromettere. Non voglio vedere l'ombra di un cugino a meno di un chilometro da Olivia. E tantomeno quell'incosciente di Franco. Mi hai sentito? Va bene. È la sua auto. No, mamma mia, non può essere. È la mia auto, è la mia auto. Stai dicendo che quest'auto è sua? Sì, no, beh, è della famiglia. Ma che cos'è successo qui? Credo... Era qua? Dov'era? Sì, dov'era, era Flora? Qui. Cerca era di ricordarla. Qua, sì. Ecco, eccola. Sì. Flora, vieni con me. Voi restate in auto. Massimo, a dire il vero, in questo momento io non vedo l'auto. L'ho lasciata parcheggiata lì sopra e non so che cosa sia successo. Franco! La mia auto? Ma che cosa avete fatto alla mia auto? Ma che è successo? È stato un tentativo di sequestro, un furto? Perché è qui l'auto? No, è successo sicuramente per una svista. Probabilmente ho dimenticato di tirare il freno a mano e nel muoversi è caduta, giusto? Scusi il disturbo, gente. Sì, io la scuso, ma lei deve pagare il carro attrezzi e il trasporto. Non c'è nessun problema, no? Benissimo, con permesso. Arrivederci. Grazie. No, nessun problema. Che problema si c'è? Si può sapere che cosa significa tutto questo? Che esagerazione! Esagerazione! Guarda com'è ridotta l'auto! Su. Non mi sembra di esagerare! Cielo, non è successo niente! Conte minimo, andiamo! Un nobile tanto attaccato alle cose materiali! Ho rotto il bastoncino, quello del cambio con il quale si mettono le marce, e mi è rimasto in mano! Ma paragonata a questa, due soldi, andiamo! Beh, ero lì che la tenevo d'occhio quando sono comparsi due ceffi a mano armata, volevano aggredirmi e volevo suonare il clacson ed è partita! Riconosce i ladri dall'odore! E quindi dovresti ringraziarmi! Ho rischiato la vita per la tua auto, ho rischiato la vita per il tuo giocattolo.
Ah, che orrore! Guarda che schifo questa macchina! Qualcuno l'ha completamente distrutta! In questo stato non servirà... Ma che è successo? Questa è la tua auto, Massimo! Che orrore! Non ti intromettere, prego! Qui non è successo niente! E credo sarebbe Flora, niente, secondo te! Per favore, voglio la verità! E non mi hai ancora spiegato che cosa ci facevi qui! Ah, giusto, Franco! Che ci fai qui? Niente, stavo passeggiando da queste parti! Ascolta, piccolino Massimo caro, devi comprarti un'altra auto, perché questa è un catorcio! Beh, non è poi così grave, ci vuole una lavata, nient'altro, tutto qui! Signore, continua a chiamare l'assicurazione! No, Evaristo, prima portiamo l'auto a casa e voi andate tutti con l'auto di Lorenzo. Perfetto. Franco, Flor, rimanete qui che voglio parlare con... La mia auto, per favore. Franco, tu resta qui. Si può sapere che cosa ci fai qui? No, è che si è liberato un posto da professionista. È uno specialista, un investigatore privato, sei Flor, contento un momento, adesso? Sto parlando con lui. Posso? Eh? Sì. Vuoi sapere che ci faceva qua? Guardami bene. Un'indagine. Che cosa? Un'indagine... In una fattoria. Lui è venuto alla fattoria di un suo amico. Un suo amico che con il padre gestisce una fattoria. E va a pesca. Con la mosca. Ecco. Fa la mosca. No, pesca con la mosca. Fa la mosca, fa pesca una mosca. Flor, smettila. Posso conoscere la verità? Subito, una volta per tutte, voglio sapere la verità. Che cosa è successo all'auto? L'ho rubata io, l'auto, l'ho rubata io. Io te l'ho rubata, cioè non te l'ho rubata. L'ho presa perché volevo passeggiare, volevo respirare, mi sentivo male. Flora ha pensato al peggio perché sapeva che ti avevo preso l'auto e mi stava cercando. Quindi lei non ha niente a che vedere con questo. La colpa è mia. Meno male! Meno male che Massimo è una brava persona, perché altrimenti ti avrebbero arrestata per furto d'auto. Io non ho rubato nessun'auto, sia chiaro. Beh, Flora e Franco hanno sbagliato, ma lo è stato anche chiamare la polizia. Ma è sbagliato chiamare. Bene, basta, potete fare silenzio, potete stare zitti un secondo? Tu sei abbastanza grande da sapere che non si va in giro a rubare. E tu è l'ultima volta che lasci casa senza avvisare. E inoltre tu mi hai distrutto l'auto. Ti prego, no, Massimo, sto parlando io. No, sono io che ho distrutto l'auto, sono stato... No, non è il caso che tu difenda la tua fidanzatina, perché so come sono andate le cose, ok? Inoltre ho un gran mal di testa. E questo vale per tutti, nessuno esca da questa casa. Come se tu non avessi nessuna esperienza quanto a fughe. Puoi stare zitta, per favore? Andate tutti a dormire e domani parleremo molto seriamente di quello che è accaduto. Hello! C'è Nico? Sì, è di sopra, vai. Ho sentito suonare il campanello. Ah, Franco, io felice che tu tornare. Ciao, Greta, ascoltami bene. È tornata Olivia, ha chiamato, sai qualcosa? Ya, fra Olivia ritornare. È qui. Ya, è venuto anche padre di Olivia e ha preso Olivia con lui. Non possiamo rischiare, la direttrice potrebbe chiamare in qualunque momento. Beh, ma dobbiamo continuare a pensare a qualcosa. Nessuno deve sapere che ci hanno espulsi. Come? Cos'è successo? Che ci hanno gettato un secchio di pittura in faccia, ma ci ha sfiorato! Guarda! Ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito, non mentite, non vi fidate di me, forse? Ci hanno espulsi. Però è un'ingiustizia. Ma in quella scuola sono pazzi, che cosa gli succede? Non possono espellervi. Che cosa avete fatto, ragazzi? Proprio ora che il conte ci tiene d'occhio, vorrei morire. Che cosa avete fatto? Niente. È stata una trappola. Sì, ecco cosa, una trappola. Una trappola. Come faremo a provare una cosa simile? Va bene, lasciate fare a me. Il problema è che il conte è davvero arrabbiato, ha i capelli dritti, non lo so. Mi manderanno in collegio, purtroppo. E a me assalta. No, no, non dite altro, tranquilli, risolvo tutto io. Domani parlerò con la direttrice e risolvo tutto, d'accordo? Non è tanto facile, Flor. Perché dici così? Era diventata una furia. Ha detto che era definitivo. Ah, ragazzi, non lo so che cosa avete fatto, ma lo risolverò domani stesso. Se arriva il conte, non dite Saremo una parola molti. Chiaro. Fidatevi. Devo far capire a Lautaro che non può mettersi con la fidanzata di mio fratello, perché non si fa. Hello, Nicolas, come stai? Ho lasciato che mamma andasse da sola in giro per stare Calmati, qui. Valentina. Ah, Nicolas, preferivo la versione casa 9. Dove vai? Vuoi che venga con te? Valentina, là, dove vai tu? Non seguirmi, grazie. Io non sto bene e voglio stare da solo. Ma Nicolas, ma che modi sono? Prima mi giuri amore e poi mi tratti così male. Io non ti ho giurato niente. Niente ti ho giurato. Ma il bacio che mi hai dato, Dov'è finita tutta quella dolcezza? Lautaro. È stato Lautaro il mio sosia. Quello che è successo è che l'ha incontrato, capisci? L'ha incontrato quel verme pavoso. Ora è un sosia che ti somiglia come nei film. Please, Nicolas. Non ti preoccupare, Valentina. Anche a me voleva darla a bere allo stesso Ma modo. Ma chi pensate che io sia? Un bugiardo. Ok, vediamo. Facci vedere dov'è. È andato via. Visto? Sei un fallito. Un fallito. Tu... Sei come Jekyll e Hyde, ma molto più Hyde che Jekyll. Dov'è finito? Dov'è finito?
Come può essere che sia ritornata con quell'idiota di Lorenzo? Signore, non è proprio quello che avevo detto. Mi scusi. Inoltre, hanno rubato e distrutto la mia auto. E sotto sotto tramano qualcosa con Franco che io non riesco a capire. Mi stavo innamorando di Flora. Per un secondo ho pensato che fosse la donna giusta per me. Ma ora mi rendo conto che non lo è. Signore, per la mia salute, perché non si rilassa, signore? Scusa, non volevo interrompere, vorrei salutarti. Evaristo, lasciaci soli. Mi scusi, signorina Delfina, questo completino le sta da sballo. Grazie. È vero, sei molto bella. Grazie. Volevo parlare con te perché, io me ne vado, ma non desideravo andar via da questa casa senza prima chiudere questa relazione, sperando di rimanere amici, senza rancori, insomma, nel migliore dei modi, sì. No? Sì. Delfina, mm-hmm. Io volevo dirti che sei una donna d'oro. D'oro. Ah. E che... Cosa? Voglio chiederti di restare. No. Sì. No, forse non è la cosa giusta. In questa casa sono accadute cose molto strane e io in nessun caso voglio mettermi tra te e mia sorella. Ma tu non hai fatto niente, non è successo niente, no. Tra Flora e me, non c'è niente. Non mi niente, sembra, niente. Perché stavamo parlando di qualcosa di abbastanza serio e in due secondi sei uscito correndo dietro a lei. No, sono andato a cercare la mia auto, sì. Non lei. No, sì, no, sì. No, non c'è niente. Sì, per noi. forse è così. Rimani. Non so. Non lo so, perché è come se vedessi ancora un'ombra di dubbio nei tuoi occhi e non va bene, perché io devo essere sicura che tu non provi nulla per lei e vorrei che anche tu fossi sicuro di questo. Sei sicuro? Sicurissimo. Allora riposa tu la princesa. La más hermosa. Tú, caballero, de mis deseos, príncipe azul, mi amor eterno. Llévame lejos, como en el cuento. Dimenticare, Flora, che devi risvegliare il cuore di Massimo, perché è scritto nel vostro destino che sarete felici. Ascolta bene il tuo cuore, Flora. Oh no, che cosa mi succede? Che cosa sto facendo? Sì, pronto, Hotel Centuria. Volevo sapere se lì è alloggiata la famiglia Fritzenwalden. Grazie. Salve, scusi, Hotel Centurione. Volevo sapere se lì è alloggiata la famiglia Fritzenwalden. Nessuno mi crede. Sì, tu mi devi credere perché mi fa impazzire, no. Capisci? Lautaro, il Grazie. Mio socio, è venuto qui e non fa altro che crearmi problemi. Non so più cosa fare, Franco. Nicolas, sto facendo una cosa importante, per favore. Va bene. Il mio bene non è mai la cosa più importante. Salve, Grazie. Mi scusi, Hotel Centurioni? Volevo sapere se lì è alloggiata la famiglia Fritzenwalden. Un tempo.
Pronto, salve, Hotel Colosseum. Volevo sapere se lì è alloggiata la famiglia Fritzenwalden. Sì. No? Ah, va bene, d'accordo. D'accordo, grazie. Mi scusi se la disturbo. Lei avrebbe qualche numero di telefono di altri alberghi nella stessa zona? Sì, l'ho finito. Tus gestos y recuerdos que no volverán, los huecos para llenar, costumbres y secretos se van. Mañana habrá un nuevo amor. Ragazzi, ragazzi, vi porto a scuola! Perché bisogna andare a scuola, è giusto andare a scuola? No, li porto io no, a scuola. Massimo, voglio portarli... non li porti li porto tu, io. Per favore, li porto io. Va bene, in ogni caso ti accompagno, così parliamo, perché dobbiamo parlare. No, noi due non abbiamo niente di cui parlare. Ragazzi, uscite dalla porta posteriore! Franco, 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 vieni, vieni, vieni. Non ti sembra che io debba avere una spiegazione? Perché? Perché mi hai rubato l'auto? Non sono stato chiaro ieri nel raccontarti tutto? Com'è possibile che da quando sei arrivato tutto va di male in peggio in questa casa? Non cambiare no, discorso. No, non sto cambiando discorso, non cambiando sto cambiando discorso. Discorso. Non ti è bastato quello che è accaduto con Federico? E per di più, ora non so perché, Flor sembra innamorata di te. Mentre tu vuoi sposare Delfina e mi viene a tormentare con la tua auto. La mia auto. Ne comproventi se vuoi. Non ne ho certo bisogno. Chi è? Cercavo proprio te, disgrazia. Fermo, fermo. No, questa è una cosa tra mio nipote e me. No, invece io resto qui. E se lei si mette contro di lui, si mette contro di me. No, 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 non difendermi. Perché vuoi difendermi? Io non ho paura, zio. E se vogliamo andare fino in fondo, ma andremo fino in fondo. Certo perché andremo fino in fondo. E signore non chiamarmi Esteban, zio, ok? Vada via, lasci questa casa. Non si intrometta. Olivia mi ha raccontato che erano fuggiti. E lei sta coprendo questa scelleratezza. Che cosa? Siete scappati. Nicholas, volere qualcosa per colazione? Niente? Ho già fatto colazione. Tu, piccolino. Stai bene? Oh, aia, niente. Oh, meglio non domandare. La mia testa sembra affollatore. Ah, oh, vita mia. Che razza di curve, io sono senza freni. Che fai? Hai paura. Che fai? Per favore, esci di qua, brutto folletto cattivo. No, una persona mi ha detto di noi. No? E che altro? Ora non sta molto bene. No. Vuoi che dia una lezione anche a te? Prima di tutto, signora direttrice, sono venuta personalmente a congratularmi perché è stata veramente fantastica con i miei ragazzi. Io non sono molto a favore della sua decisione, ma loro ho detto che ha fatto bene. Sono stati tutto il giorno a piangere, a disperarsi per l'espulsione. Se li avessi visti come piangevano, avrebbe pianto anche lei. Però ha fatto bene e io ho detto loro, domani parlerò io con la direttrice, vado a congratularmi personalmente. Ecco, non c'è motivo di congratularsi, signorina Flor, perché io i ragazzi li ho espulsi definitivamente. Cioè, definitivamente per oggi? Per oggi, per domani, per dopodomani, per sempre. Sta scherzando? Non può buttarli fuori così solo perché si è arrabbiata e spellerli in questo modo. Sono ragazzi, sono orfani di padre, di madre, di fratello. Ho sofferto tantissimo. Mi dispiace per loro nel profondo dell'anima, signorina Flor, ma questi ragazzi non hanno limiti, non sanno contenersi. Oggi, per esempio, io li espello dalla scuola, ma domani, se continuano così, finiranno in prigione. Direttrice, non le permetto di dire certe cose perché Massimo, Greta, Nicholas, Franco e io ci sforziamo per dargli tutto l'amore di cui hanno bisogno. Ma l'amore non basta. Loro hanno bisogno di esempi, di qualcuno da seguire, un modello. E lei che fa? Mente, finge, manipola tutto il mondo. Figuriamoci, questi ragazzi per me sono le mele marce che infettano tutto il cesto. Le sue idee sono le vere mele marce del cesto, mi scusi tanto. Che cosa dice? Esca immediatamente. Lei è una grande maleducata. E lei è una vecchia arpia. Che cosa ha detto? Chi ha parlato? Non ho detto niente. In ogni caso, se mi è scappata una parola, era per dire che i metodi di questa scuola hanno quella marcia in più che serve per educare i nostri giovani. E quando ho detto la parola arpa, e non ho detto arpia, mi riferivo all'armonia... Non sprechi altre parole, signorina, perché i ragazzi sono definitivamente espulsi dalla mia scuola. E anche per quanto riguarda lei, fuori immediatamente! E
Esci. Dammi un bacio. Esci, sei un mio cognato, Nicolas. Dammi un bacio. Ti sto chiedendo solo un bacio. Che fai? Sei pazzo? Tieni giù le mani. Vattene, sparisci, ciao. Altrimenti finisce male. Vattene. Ma che cosa gli succede a quel ragazzo? Non lo so, voleva baciarmi, ho paura. Bisogna rinchiuderlo perché oggi voleva baciarmi, sì. Ma domani chissà cosa vorrà fare. Ho paura. No, non è successo niente, è finita. Ma che gli è preso? È impazzito. In che senso? Massimo, bisogna avvertire Massimo. Sì, ha bevuto, certo, ha bevuto, era ubriaco. Bisogna dirglielo, così lo prendono, lo rinchiudono e sarà uno in meno. E voleva pure picchiarmi, povero imbecille. Bene, tutto passato, ok? Stai tranquillo, è passato, su. Che succede? Basta, no. Perché mi allontani così? È no, per Flor, che sono... vero? Che cosa succede? È Flor, un'altra certamente, volta con come questa sempre. Storia. Non no, mi succede allora niente. Perché mi allontani se non c'entra Flor? Da quanto tempo non stiamo insieme? Viene... Non vuoi stare un po' con se me? Se viene Greta. E se viene Greta gli diciamo ciao Greta, lui è il mio marito. Non svegliare il can che dorme. Gli diciamo che sei la mia donna. Sì, 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 diciamoglielo. Sì, diciamoglielo. Sì, diciamoglielo, diciamoglielo, sì. Lei è il più incosciente di tutti. Mi aveva promesso che avrebbe sorvegliato i ragazzi. E non solo non l'ha fatto, ha anche coperto la fuga di Franco e Olivia. Ma io non li ho coperti siamo affatto. Siamo fuggiti per conto nostro, siamo scappati perché vogliamo stare insieme, perché ci amiamo, per favore, non voglio comprendici. Ascoltarti, come no, puoi parlare di amore? È tua cugina, mi lasci. Non mi sporco le mani con questo insetto. L'unica cosa che fa è disonorare la famiglia. Voglio vedere Olivia, voglio vedere come sta. Non ti prego. Vedrai Olivia. Dimenticati di Olivia, mi stai ascoltando? Dimenticati di Olivia. In quanto a lei dovrei denunciarla per complicità. In questa casa vivono persone corrotte. Tu non te ne vai finché non mi racconti che cosa è successo. Io con te non ci parlo. Ma io sì. Sei un bambino capriccioso. In questa casa non puoi fare quello che vuoi. Scappare con tua cugina, Franco. Ma chi credi di essere per dirmi certe cose? Tu non sei né mio padre né mio fratello. Tu non sei nessuno. Nessuno, ma sono la persona che ha potere su di te. Ah, quindi sì, in questa sì, casa certo. Fai quello che ti dico io. Sì, contaci. Dove contaci. Vai? E lasciami. Ah! Bruto animale. Come sta? Va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, questo cioccolato in polvere è essere facile. Aggiungere acqua e magicamente mente apparire la cioccolata. Che cosa succede, piccolini? Che lo so io, avete fame. Quindi prendete cioccolata che io venire immediatamente mente. E niente, la direttrice ha un macigno al posto del cuore, non sente la minima ragione, quando dice no è no. Che cosa diciamo a Massimo? Non gli diremo niente, mi farò venire in mente qualcosa di geniale, di credibile, non lo tu so. Tu ci credi qualcosa. Che non siamo stati noi, vero? Sì, proprio ora che ci stavamo comportando bene, Flora, stavamo scrivendo tranquillamente, non abbiamo sì, fatto niente. Sì, poverini, volete che non vi creda? Vi credo, perché siete i miei piccolini e io sono la vostra amica numero uno e vi curo e vi difendo sempre con le unghie e con i denti, tranquilli che andrà tutto bene, come sempre tesori. E cosa succede qui? E niente, ci facciamo sì. Solo un po' di coccole, ora niente, ora sì, tante sì. Coccole, ah, sì? Tutte le coccole del mondo. E perché voi non siete a scuola? Perché l'inquinamento, sembra che ci sia stata una nuvola di polvere tossica che si è posata sulla sì. Scuola e l'aria dentro è diventata irrespirabile. Lo trovo molto strano perché la scuola non ha chiamato per avvisare. Sì, sono stata chiamata io. A te ti hanno chiamato? No. E invece a me ha chiamato la direttrice per avvisarmi. Beh. Oh, poverini. Mi sembra che l'abbia capito. Sì, no. Sì, io torno a Santa e tu in collegio. No, ragazzi, non dite così. Non accadrà, vedrete. Lo que más quiero en este mundo es eres mi pensamiento más profundo también eres tan solo dime lo que aquí me tienes. Ehi, calmo, calmo, non ti spaventare. Vengo a parlare da uomo a uomo. Io non ho niente da dirti, lasciami in pace. Voglio assicurarmi con i miei occhi che non andrei a cercare Olivia, d'accordo? Chi ti credi di essere? La sua guardia del corpo? Olivia è mia, non l'hai capito? Buono, Franco, ti ho visto e stavi molto male. Allontanati da lei e tua cugina. Ah, molto bene, niente, bravo, sul serio, molto bene, finalmente te ne sei reso conto. Sì, sto male, hai ragione. Ma sai quello di cui non ti rendi conto? Che anche se Olivia si sposasse con te e aveste mille figli, lei amerà sempre me, non te. Davvero ama te, Franco? Lei trova divertente la cosa proibita, non te ne rendi conto? Te lo giuro,
Ti giuro che ti faccio passare la voglia di fare lo scemo, capito? Vedrai. Non ha importanza se vuoi o no, tu verrai in Europa con noi. Finisci di sistemare le tue cose che andiamo via. Voi non potete obbligarmi. Tu ci hai obbligati a fare questo, con le tue pazzie. Guarda che non potete costringermi, mi farete cercare dalla polizia e mi farete portare a casa con non la forza. Non ti scaldare. Noi possiamo fare questo e altro. Regoliamo il conto. Aspetta, non potete farmi questo, papà! Apri! Hanno chiuso tutto. Nessuno può rinchiudermi, vedranno. Lorenzo, io volevo ringraziarti per aver detto di essere stato tu a danneggiare l'auto di Massimo e per avermi accompagnata al paese, per avermi aiutato con Franco, per avermi aiutata con la strada, per tutto, perché se non fosse stato per te io a quest'ora sarei legata a un palo della luce a pane e acqua e Massimo era davvero come curioso. Come potrei non aiutarti se tu sei la tua mia amica? Ti ho già spiegato. Sì, anch'io l'ho spiegato alla mia testa, ma la mia testa non lo capisce e il mio cuore è più lento. Perdonami. Vado a vedere come sta Franco. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Programmate un'altra fuga, piccioncini? Ti prego, conte minimo, pensi che tutti siano come te e pensino io? Tutto il giorno al lavoro? No, dai, no, lasciami no, un po' in pace. No, per niente. Quello che ho pensato è che forse mi stavi nascondendo qualcosa e prima preparavi di un'altra parlare fuga, male mi di sbaglio? Me, pensa come ti comporti tu, hai capito, farfallone? Vado io. Ah, ma che fretta avere! Oh, questo è inammissibile. Voglio delle spiegazioni. Perché hanno espulso Tiago da scuola se la colpa è tutta di Roberta e Thomas? Scusi, non ho capito. Che cosa c'è? Per caso non sapeva che hanno espulso Roberta, Thomas e mio figlio? Flor, tu lo sapevi? Lo sapeva. E ha tentato di convincermi a non espellere i ragazzi. E per di più mi ha chiamata arpia. Si rende conto? Questo mi ha detto. Perciò sono venuta a comunicarvi personalmente l'espulsione dei vostri ragazzi e la famiglia Fritzenwalden. A partire da questo momento e per sempre non sarà gradita nella mia scuola. Beh, non ho altro da aggiungere. Ho compiuto il mio dovere e perciò ora vi saluto. Signora Domenech, aspetti, possiamo parlare, per favore. Per favore, un momento. Salve, signor giudice. Come va, signorina Rosina? Mi dica, in cosa posso essere d'aiuto? No, volevo... Bugiarda. Mi scusi solo un momento, mi sembra che stia succedendo qualcosa. Conseguenze. E in più ha insultato la direttrice. E non parliamo della faccenda di Franco e Olivia, che hai appoggiato in tutto, assolutamente in tutto, nella fuga, nel furto dell'auto e nella distruzione della stessa. E sempre di più, colpa tua, solo tua. Andiamo, dimmi la verità, almeno per una volta. Florisienta ama molto i bambini. Lei li ama con tutto suo cuore. Per me sono solo delle sviste, Massimo. No, il conte ha ragione. Tutto quello che ha detto è vero. Io sono un disastro. Vediamo se questa ragazza tanto carina mi dice perché sta piangendo. Che no, cosa succede? Mi riesce tutto male perché... È vero. Massimo ha ragione, perché all'inizio non aveva ragione in niente. E ora ha ragione in tutto, è tutto ragionevole quello che dice. Non mi merito la tutela, perché lui fa tutto meglio. Tranquilla. Ti rendi conto? Faccio un errore dietro l'altro. Tranquilla, vieni dal tuo amichetto, che ti fa le coccole e ti calma, eh? Come sei buono, Nicolas. Sì, Nicolas è tanto buono e non lascerà che tu pianga. Perché non andiamo in un posto un po' più tranquillo? Sei diventato pazzo, che Nicolas, cosa dici? Vieni. Che diavolo fai? Che significa questo? Signor giudice, che cosa ci fa qui? Flor, quello che ho visto è una vergogna. Con permesso, devo parlare urgentemente con Massimo e Delfina. Con me? No, con lei no. Non ho niente da dirle. Non c'è via di uscita, Martin. La Domenech ci ha espulsi, ma questa volta ci ha cacciati sul serio. Anche tu sei sulla stessa barca, Martin. Lo so. Che disgrazia.
Mi doveva succedere questo proprio nel momento migliore della mia vita. Ora che avevo superato la timidezza con i miei compagni, ora devo cambiare scuola, ricominciare con gente che non conosco, no? Io devo andare da Greenberg, sì, non cambierò. Flora ha fatto tutto quello che poteva, ma ha cacciato anche lei. Sapete perché è successo? Perché voi siete degli irresponsabili per questo motivo. Io non rimarrò a braccia incrociate. E questa volta non abbiamo fatto niente, è un'ingiustizia questa. E ora le streghe ci distruggeranno, ragazzi. Non vinceranno tanto facilmente. Scappiamo. Tutti sono di sotto e noi siamo di sopra. Verranno a richiuderci, andiamo. No, no, ragazzi, reagire come dite non è la maniera di assumersi le responsabilità, mi capite? Perché le responsabilità arrivano. Perché se maneggiamo una mazza dobbiamo assumerci le nostre responsabilità di ciò che poi... Ragazzi! Oh, Lorenzo, mi vogliono eliminare, cacciare. No, no, non devi pensare questo, perché sei molto importante in questa casa. Sei indispensabile. I ragazzi ti vogliono bene, no, hanno bisogno di te. No, il giudice sei mi ha visto, stavo con Nicola. Se non so che cosa gli sia preso, è diventato pazzo. Voleva baciarmi, gli è preso lo un flichiti di follia. Ti volevo parlare di questo, perché ho cacciato a spintoni Nicolas. L'ho preso e gli ho detto il fatto che cosa di Nicolas, quello di Franco, quello della scuola. Si sta preparando la mia sentenza aspetta, di morte aspetta. E prima non ha voluto parlare con me. Io sono il terzo braccio di questa società, insomma. Con permesso, io ho commesso un errore, devo riconoscerlo. Ovvio che ha commesso un errore, si è sbagliato. Quello che ha visto Florence, non ha niente a che vedere. Io dovevo immaginare come sarebbero andate a finire le cose. Sono stato troppo tenero e per questo ho commesso un terribile errore. Già. Ho creduto che lei potesse essere una delle tutrici dei bambini. Per questo motivo e viste le circostanze, le vergognose circostanze di quanto è accaduto, determino che a partire da questo momento lei non è più una delle co-tutrici dei ragazzi. No. 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 Il suo nome, per favore. Nicolas Fritzenbalden, vengo a trovare alcuni parenti. Lei non può entrare in questo hotel. Come sarebbe che non posso entrare? In questo hotel può entrare chiunque, perché io non posso entrare? Chiunque, ma non lei, se ne vada. Olivia, sono Franco, sono nell'hotel. Ho saputo che i tuoi ti hanno portata qui, non ti preoccupare, vedrai che scapperemo. Franco, per favore aiutami, ho molta paura, per favore aiutami. Stai tranquilla, amore mio, rimani in stanza, va bene? Non capisci, non sono in stanza, sono sul cornicione. Che cosa? Olivia! Si ride con Johnny Bravo su Boeing.